buongiorno da Andrea Pellizzari, io sono con Furio, sono con Giorgio del dov'è il terzo? No, allora, no aspetta, allora, vogliamo aspetta subito correggerti un pochino più di rispetto per i direttori. No, chiedo il direttore Furio, il direttore Giorgio. No, mi chiedo umilmente scusa. Okay. Allora sono con il direttore Furio, il signor direttore Giorgio. Il direttore Gabriele sta ancora nel letto a fare le ninne, il principino, capito? Va bene, allora da questo momento in poi siamo ufficialmente partiti con il giovedì da Zozzoni. Sigla! Radio DJ! Toglie il fiato, vero? Questa è una giornata da trio. Scusa, che stai? Con Andrea Pellizzari. Ti stavo aspettando. È tornato fra noi. Qualcuno lassù deve volerti bene. Spero anche qua giù che mi vogliono bene i nuovi direttori. Vedremo. Allora, Enzino Fargetta, buongiorno, siamo pronti? Vai con il disco, che è meglio. Finalmente un orario consono. Così si fa, porca miseria. Come va? Ci voleva il trio Medusa, ci voleva portarci loro. Entro qua. Alex, Mario e la Sara. Quasi tu. Ginger ai telefoni. C'è al telefono. I Fantastici Quattro. Ci sono. Pure loro. Scelgono le canzoni. Perché? Per Linus e Nicola. Vediamo come la rima adesso, come l'hai fatto. All'ora della sveglia. Ah, beh. E DJ Sveglia Italia. Ero disposto pure a concedere una storpiatura sul mio nome per Linus e Nicheglia all'ora della sveglia. Però non era molto bello. Non era molto bello. Potevamo trasmettere al limite da Moneglia. Forse sì. Dalle parti del Golfo del Tiguglio, il vento che sta. Con una piccola licenza poetica da Bisceglie. Perfetto. Tra l'altro. Buongiorno amici, giornata questa completamente ribaltata, stravolta, ma non staremo più di tanto a soffermarci perché? Sul perché, sul no, per come siamo arrivati a questo giorno. Voi pensate al palisetto dei Radio DJ come un sedile, ribaltabile, è ribaltabile diciamo. Allora, abbiamo mantenuto la promessa reciproca, c'era questo gioco fra me e il trio Medusa, loro hanno pagato pegno facendo per una settimana dalle 7 alle 9, noi paghiamo pegno, anzi io pago pegno facendo fare a loro il mio lavoro per oggi. Devo dire che per una volta... Sì, sì, sì. Sono cazzi loro. Sì, esatto. Come direbbero a Oxford, e mi pare se ne siano già abbastanza resi conto. Quindi giornata completamente stravolta sia dal punto di vista del posizionamento dei programmi, sia dal punto di vista della programmazione musicale. Oggi andrà in onda su loro richiesta soltanto musica anni 80. Anni 80, sapendo che io, che ne sono stato in qualche modo il promotore, bravo, l'ho completamente rinnegata. Il portabandiera, sì. Io sì, la sì, odio sì, la musica anni 80, ma oggi mi adeguo e quindi ascolteremo canzoni meravigliose. Sa, tipo. Sa, gli anni 80 sono stati un decennio molto importante. Penso che l'ascoltavo già nel 70 io. C'è anche parallelamente, come sapete, un'operazione di beneficenza, per cui se volete inviare un euro attraverso un SMS, il numero da comporre è 48585. Vi daremo man mano durante la giornata appunto il rendiconto di quanti ne sono arrivati. Il tutto andrà poi devoluto al CESVI, che sostiene molti progetti in Africa. Ripeto, 48585. Detto questo, si fa la radio. Tra l'altro, chi ascolta DJ Chemical abitualmente sa che noi insomma spendiamo molto del nostro tempo proprio nella preparazione del programma, e si fa questa riunione di redazione che solitamente comincia più o meno a quest'ora. Questa mattina l'abbiamo anticipata, sì, ci siamo trovati qui alle 4, sì, l'appuntamento era alle 4:30, poi insomma io non riuscivo a dormire, Nicola non riusciva a dormire, io alle 2:30 mi sono svegliato per la prima volta. Cosa faccio, sto a letto, mi rivolto nel letto per un po', lo fai, poi ti svegli, e alle 4:15 ci siamo trovati qua tutti qua, tutti quanti, sì, precisi, buio, qua. Poi peraltro non c'erano ancora i quotidiani, no, e quindi
le abbiamo fatte in via Solferino. Sì, dove stampa nel Corriere della Sera. Sì, 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 eravamo io, Nicola, Paolo Mieli, Mario De Santis, è venuto su da Roma Ezio Mauro per Repubblica, sì, per la par condicio. Sì, sì, giusto. E giù lì a discutere, a parlare. Ma allora, ma tu cosa, con cosa apri, con cosa non apri? Allora, Fiorani. Con cosa apriamo noi? E con cosa apriamo? Con un disco. Con i Curiosity Kill the Cat. Il Corriere apre con Fiorani. E noi con i Curiosity Kill the Cat. Vabbè, ognuno c'ha il suo, cosa ti devo dire? Esattamente. Musica anni 80. La domanda classica, che fine ha fatto quello con la coppoletta? Ben Volperrier Pierrot. E come noi, pimpanti. Esatto. Questa era Misfit, su Radio DJ, siamo più o meno a metà anni 80, era credo l'85. Sense of the Joy. Sense of the Joy, keep running wild in a confined space. But you're not to blame, cause you're not the same. Get on the case. Fiorello! Che fai, passi? Fiorello, mi sa che passa. Io dipendo da voi. La radio è nostra oggi, ragazzi! Siamo contenti di ascoltarla tutti. Senti, io, buongiorno Linus, siamo in Tromedusa. Io volevo portare Fiorani perché almeno c'era un personaggio famoso. Invece attuale. C'è Fiorello! Invece Fiorello. Ho sbagliato a mandare il messaggino. Buongiorno. Ho sbagliato Cella. Buongiorno. Scusa un attimo, sì. Posso fare un appello, approfittare? Sì, come no. Marco Baldini, sei pregato di venire qui a Radio DJ. So che sei nascosto per paura dei creditori più milanesi. Che altro, Marco, vai tranquillo che c'è da mangiare per te, li porta sul bar Polpetta. Abbiamo c'è parlato con Polpetta. Sta aspettando. No, diciamo le cose come stanno, Bar Sempione proprio qua all'angolo ti sta aspettando a braccia aperte. So che da tanto che non vedevo Linus dal vivo. Sì, non c'ha un filo di grasso, niente. Madonna, guarda che roba. Senti. E qui invece ho controllato i capelli di Fiorello, sono veri, e gli ho detto sono tuoi. A un certo punto mi guarda e mi fa: ma sono tuoi? Come Mike ormai sta diventando, ti giuro, ma proprio è diventato come Mike. Buongiorno. Senti, allora Linus, direttore della radio, lancia la sigla della trasmissione. Sai che normalmente che c'è qui a quest'ora? La bomba. C'è la bomba, la bomba. Con Luciano Letizzetto. Questa trasmissione come si chiama? Non ne ho. L'hai scelto tu. Vabbè, cambiamo la consonante. Bomba. Bomba. Linus, sì. Ex direttore artistico di Radio DJ, domani a toccare, stai sempre a toccare. Allora, noi abbiamo chiamato ogni cosa ha una funzione. Questo ragazzo molto bravo si chiama Rosario Fiorello. Io lavoravo qua prima di voi. Ah sì, ma non ti ricordo. Tu hai chiamato durante il motor show per poter far parte del programma. Certo.